hanno riferito una notizia interessante. Ricordate quel bestione di Rhino? A quanto pare la notte scorsa è quasi evaso dalla... Dove diavolo sei, MJ? Oh, porca! Raggiungerlo! Quel posto pullula di guardie! Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. Devo superare quella guardia. Vediamo se le esche di Pete funzionano davvero. Quel buco nella rete può fare al caso mio. Devo solo distrarre la guardia. Togliti dai piedi. Cos'è stato? Devo andare. Subito. Vado a controllare l'ospite. Aspetta qui. Roger. Ospite. Deve essere Standish. È qui da qualche parte. Che cos'è? I demoni uccidono chiunque sia collegato al respiro del diavolo. Standish è in pericolo. Non era mio. Ecco fatto. Meglio muoversi. Standish, non lo sapevo. Devo arrivare a quella tenda. Standish è al sicuro. Chiudete le comunicazioni. Non voglio fughe di notizie su Michael o sul respiro del diavolo. Roger. Cavolo, il generatore. Non lo terrà occupato a lungo. Il convoglio è pronto? Tutto in ordine. Signora, Bravo e Charlie sono pronti a trasferire il dottor Michaels. Aggiungete altre due unità. A conser... Cosa diavolo è stato? Cosa diavolo è stato? Cosa è stato? Squadra Alfa, occhi attenti. Sarà la mia immaginazione.
da segnalare, comando. Comando. Fermo! Signora, Bravo e Charlie sono pronti a trasferire il dottor Michaels. Aggiungete altre 2 unità. Se il dottor Michael sei in uno di questi, Standish potrebbe dirmi quale. Devo scattare un'altra foto. Non me ne vado senza foto. Perfetta. Devo muovermi. È la tenda di Standish. È assurdo che Michael giri col respiro del diavolo. Osborne non si fida di nessun altro. Spero che il suo ego... Ancora? Ma cos'hanno queste luci? Charles Standish. Oddio! Charles, dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda Martin Lee, vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona. Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee. Proprio come lei. Watson. Ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi. Tiene prigioniero Michaels sulla Bowery e conta di trasferirlo in un nuovo rifugio domani a mezzogiorno. Ma sta ignorando Grand Central. Grand Central? Ho sentito i demoni parlarne. Stanno andando lì per... Per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa... Charles! Ma non che era diavolo? Un agente della Sable? No, decisamente no. Ho sentito qualcosa. Spiacente, Charlie. Qui servono rinforzi. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. Ehi, ok, ultima cosa. Spiacente Charlie. Stendi uno sconosciuto, intralci le mie indagini, è meglio che riesci a dire spiacente Charlie. È tutto uno scherzo per te. Cosa? MJ, no! Ho sbagliato, ok? Era per sdrammatizzare. Drammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ. Lascia stare, MJ.
condotta in un complesso militare che... Ehi, sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter. Questo dimostra che è ancora arrabbiata. Peter. Complimentoni, supereroe. Ah, che stress. Andrò in perlustrazione per rilassarmi. La mamma di Miles. Pronto? Signor Parker, sono Rio Morales. Volevo ringraziarla per aver trovato a Miles un lavoro al FIST. È stato un piacere, ma mi chiami Peter. Signor Parker suona davvero troppo maturo per me. Ok, Peter. Sappi solo che Miles non era del tutto convinto, ma alla fine gli ho detto o questo o altra terapia. Lui ne ha bisogno, ma non vuole sentirsi una vittima o essere compatito. Lo capisco, anch'io sono così. Ne parlerò con May e mi farò trovare lì al suo primo giorno. Grazie ancora. Significa molto per me e mio figlio. Daily Bugle. Testata prestigiosa. Soprattutto ora che Jameson è in pensione. Perché difendete Austin? Per trascinare il governo. Un mondo di paura e sofferenza. Mentre lui si atteggia da signore, libero da responsabilità e conseguenze. Consegnateci Osborne. Promettiamo che sarete ricompensati. Osborne non merita compassione, tantomeno pietà. Osborne è una piaga, e le piaghe vanno estirpate. Da troppo tempo questa città subisce i soprusi di Osborne. Ora basta! Il fuoco purificherà la città dal suo lerciume. Peter, sto per avviare un altro test. Dove sei? Deve scusarmi. L'autobus ha avuto un guasto. Non c'erano taxi. Sarò lì appena possibile. Realistico di New York. Thank you.
Ehi, scusi il ritardo. Buongiorno, padre. Buonasera. Ah, non importa. Controlla i neurosensori, dobbiamo ridurre il tempo di risposta. Subito. Prova a scendere sotto i 3 millisecondi. Ok, forse riesco a ottimizzare il commutatore. Ok, procediamo oltre. Rilevo impedenza sul circuito del neurosensore. Finito. Il rapporto segnale-rumore è sballato. Un nuovo processore ridurrebbe il ritardo. Ci sono, Doc. 2,8 millisecondi. Bel lavoro, Peter.
discreto successo. Mi sembra incredibile. La aiuto? Sì. Doc, che succede? È così evidente? Per i medici è un disordine neurologico degenerativo. Forse è causato da sostanze tossiche con cui lavoravo durante la gioventù. Mi dispiace, posso aiutarla? Lo fai già? L'aspetto peggiore è che colpisce soltanto i muscoli. La mente continua a funzionare. Ma non basta più. Sei l'unico a saperlo. Manterrai il segreto. Ma certo. Forse dovresti cercare un posto più stabile. Sono venuto a lavorare per lei per quello che ha qui dentro. Le sue idee restano. E vale anche per me. Peter, prima che mi dimentichi, ho letto un articolo molto interessante, descrive le possibili evoluzioni delle interfacce neurali. Lo leggerò! Grazie, Doc! Doc non può separarsene. Dice che li indossava durante il dottorato, quando manipolava isotopi radioattivi. E gli servono a restare umile. Di che si tratta, Doc? Mai visto un materiale simile? Sembra incredibile, ma lo usano i saldatori. Offre un elevato isolamento magnetico e limita la contaminazione tra gli arti e l'interfaccia neurale. Mi mancherà quella smorfia crudele. Electro è stato il primo vero supercriminale della mia carriera. Prima di lui, nel corso del nostro ultimo incontro, Scorpion si è offerto di mostrarmi l'interno del mio cranio. Simpatico come al solito. Ex malavitoso, oggi schiaccia sassi. Rhino ha causato tanti danni da distruggere l'intera Manhattan 3 volte. Vulture è il più scaltro della cucciolata. Non abbastanza da scampare 3 ergastoli, ovviamente, ma pur sempre un tipo sveglio. Ricordo un'interfaccia diretta con i gangli basali. Rivoluzionaria, ma rischiosa. Non lo so, Doc. Una matrice di Gallio potrebbe funzionare, ma il rischio di danni resterebbe elevato. Gallio, sei un genio. Non pensare ai rischi, stavolta filerà tutto liscio. Le condizioni di Doc si sono deteriorate. Di questo passo perderà il controllo delle funzioni motorie entro l'anno. E l'impianto intracranico potrebbe peggiorare la situazione, con effetti sulla personalità. Bisogna essere prudenti. Doc, deve scusarmi. Mia zia mi ha appena scritto. Tranquillo, Peter. Pensavo anch'io di concedermi una pausa, dopo aver controllato la telemetria. Grazie. Sarò qui tra poche ore. Diamo un'occhiata.
andata. Proviamo a sperimentare.
sembra giusto. Zia May? Non dirmelo, sei in ritardo. No, a dire il vero sono già per strada. Hai sentito Miles? No, ma sua madre ha detto che stava arrivando. Perfetto, arrivo subito. Ciao!